del lavoro sta cambiando. La pandemia ha stravolto completamente il modo in cui lavoriamo. Ma prima di addentrarmi nel modo in cui la pandemia appunto sta impattando sulle nostre vite, sui nostri territori, vi chiederei la gentilezza di fare un piccolo test insieme a me. Alzate la mano se conoscete, o voi stessi lo siete, una persona che si è dovuta spostare per in cerca di nuove opportunità di lavoro studio al nord oppure all'estero, anche per un periodo limitato. Provate ad alzare la mano. Beh, siamo in tanti, effettivamente. Grazie mille per questo breve test. Effettivamente la vostra storia, come quella dei vostri conoscenti, è anche la mia. 10 anni fa circa, dopo aver terminato il mio lavoro e il mio studio al liceo, appunto, mi sono dovuto spostare per motivi di studio, per l'appunto all'Università di Bologna, città che mi ha accolto a braccia aperte. Poi mi sono spostato in Messico, in particolare a Monterrey, poi anche in Spagna, a Barcellona. Beh, effettivamente le opportunità di scambio, di spostarsi in un'altra città del mondo, dell'Europa, insomma, che sia, sono fondamentali per la nostra crescita culturale e professionale. Ciò però non può tradursi evidentemente nella costrizione a partire. La pandemia ha stravolto le nostre vite, le ha completamente rivoluzionate, ma ha soprattutto sconvolto anche il mondo del lavoro. Effettivamente, a partire dall'inizio della pandemia, oltre tra le 5 e le 7 milioni di persone si sono trovate costrette a lavorare da casa, sicuramente anche tanti e tante di voi si sono trovate in questa situazione. Ma tra queste 5-7 milioni di persone, 100.000 di queste hanno potuto svolgere quelle loro attività lavorative appunto dal sud. Per aziende localizzate nel centro-nord, secondo una collaborazione, appunto, secondo il rapporto Svimez 2020 che abbiamo realizzato in collaborazione con il centro di ricerca. Beh, effettivamente da marzo 2020 noi come associazione abbiamo coniato questo termine, South Working, per descrivere quello che ci stava accadendo. Lavoravamo su progetti a impatto locale e abbiamo immaginato come appunto proprio a marzo 2020 come cosa stava accadendo attorno a noi. Beh, il South Working è il lavoro agile dal sud e dalle aree emarginate italiane che preveda però un impegno da parte delle lavoratrici e dei lavoratori a contribuire alla crescita dei territori e delle comunità presso le quali decidono di andare a vivere. Infatti South Working non è soltanto il lavoro agile, adesso ve lo descriverò nel dettaglio che cosa concretamente significa in tutti i suoi aspetti. Ma non è soltanto il lavoro agile, quindi smart working, come abbiamo imparato a conoscerlo, sappiamo che quelle 5-7 milioni di persone in realtà hanno svolto telelavoro. Ma South Working significa anche la possibilità di spendere il proprio denaro presso commerci di prossimità del proprio territorio. Però sarebbe limitante pensare che effettivamente South Working è soltanto questo. Evidentemente è anche la possibilità di contribuire alla crescita, come vi dicevo, della propria comunità, non soltanto economicamente, ma anche condividendo con le persone, le amministrazioni comunali, con le società, con le associazioni territoriali, le proprie competenze. Addirittura quello che stiamo notando attraverso i nostri studi è che chi sta tornando, chi ha deciso anche di tornare, sta creando nuove associazioni, sta creando nuove imprese e contribuisce in maniera fattiva nella quotidianità alla crescita del proprio territorio. Come vi dicevo, stiamo conducendo delle ricerche, che è soltanto una parte delle nostre attività, e attraverso queste ricerche abbiamo notato come tre cose sono assolutamente fondamentali per poter fare South Working. Tutto ciò che non include questi tre elementi non è South Working. E sono tre infrastrutture abilitanti. Beh, innanzitutto infrastruttura digitale. Sembra scontato, ma non è così. Effettivamente abbiamo avviato una collaborazione con il principale player italiano della fibra ottica per cercare di portare nelle zone più remote d'Italia, ovviamente negli spazi dove si può lavorare, adesso ve ne parlerò, la fibra.
È fondamentale che ci sia, che le persone abbiano a disposizione una connessione a internet rapida e sicura. Ma non solo, Southworking è anche e soprattutto mobilità circolare, intesa però in un modo molto specifico, perché adesso le necessità sono cambiate, la pandemia ha rivoluzionato il modo in cui lavoriamo. Mobilità circolare nel senso non soltanto di una mobilità sostenibile, ma anche della possibilità, anzi necessità, da quello che ci dicono le migliaia di interviste che stiamo conducendo, di spostarsi tra il luogo in cui il luogo che si sceglie, il luogo dove, da dove si desidera lavorare e il luogo della sede tradizionale di lavoro, in un movimento circolare. Come potete immaginare, molti di voi sicuramente penseranno, ma come è possibile? Evidentemente molti territori sono esclusi da questa, soprattutto i territori interni. Beh, Southworking ovviamente è anche un progetto di denuncia e cerchiamo di portare all'attenzione delle istituzioni le criticità territoriali in termini di diseguaglianza. E poi infine forse l'aspetto che più sento in maniera particolare, cioè quello dell'infrastruttura sociale. Beh, se è vero che è necessario avere appunto un'infrastruttura digitale che preveda una connessione rapida e sicura e anche la possibilità di spostarsi rapidamente fra questi poli diversi dell'Italia, dell'Europa, del mondo, è anche vero che per vivere su un territorio è necessario che ci sia un'infrastruttura sociale su quel territorio, fatta di luoghi, di servizi di base ovviamente, ma di luoghi e di persone che abitano quei luoghi. Questi luoghi mi piace chiamarli presidi di comunità. I presidi di comunità sono spazi di aggregazione sociale dai quali si può effettivamente lavorare in maniera agile, collaborando con il territorio sui quali questi luoghi insistono. I presidi di comunità sono quindi spazi di co-working, biblioteche, musei con spazi sottoutilizzati che abbiamo rifunzionalizzato, sono luoghi quindi di collaborazione e innovazione, di socialità. Combattiamo assolutamente quell'effetto grotta e quella totale remotizzazione del lavoro svolto soprattutto da casa che tanto ci ha danneggiato e che ci ha in parte anche traumatizzato. Beh, effettivamente, come vi dicevo, il lavoro agile, quello del Southworking, è un lavoro fatto di relazioni, di socialità, ma ovviamente questa socialità si basa sulla creazione di reti relazionali, quello che stiamo cercando di fare ogni giorno attraverso l'associazione. Reti fatte appunto di persone comuni, di persone operatori delle associazioni, delle cooperative, delle amministrazioni locali, delle imprese, delle istituzioni religiose e culturali, un mondo assolutamente variegato. Ma tutti sposano un principio fondamentale: cooperare, collaborare e coprogettare servizi e attività in maniera sostenibile per il proprio territorio. Sicuramente è uno strumento, che sono strumenti e processi che abbiamo adottato proprio per combattere lo spopolamento. Evidentemente questa fotografia ha sorpreso molte istituzioni, rappresentanti di istituzioni che non erano particolarmente convinti dell'idea inizialmente. Beh, abbiamo mappato in maniera partecipata 230 spazi dai quali si può lavorare in maniera agile oggi, non domani. Effettivamente sono tanti, ma non sono mai abbastanza, perché evidentemente ci sono delle diseguaglianze che riguardano territoriali che sono assolutamente drammatiche e da colmare. Alcuni esempi però sono particolarmente rilevanti. Soltanto per citare alcuni esempi in Sicilia, partendo in alto a sinistra, Licata, nella provincia di Agrigento, un presidio di particolare successo in uno spazio privato già esistente che si è associato alla nostra rete, così continuando verso destra, Castelbuono e poi Petrelia Sottana, Isnello. Le attività sono tante, ma soprattutto mi preme segnalare come in questi luoghi troverete, se li andate a visitare, vi invito a farlo, ovviamente basta andare poi sulla mappa, appunto sul sito, per verificare come questi luoghi siano tanti e particolarmente interessanti. Mi preme segnalare come questi luoghi sono fatti di persone intraprendenti che si mettono in gioco quotidianamente per la crescita del proprio territorio. Ma recandovi in questi luoghi, non troverete soltanto i gestori, evidentemente, di questi spazi, ma anche coloro che sono tornati
al sud, che sono tornati nelle aree interne italiane e che stanno impiegando proprio il loro tempo, non soltanto per lavorare, come vi dicevo, per le sedi che evidentemente si trovano altrove generalmente, al nord, all'estero e così via. Ma trovate persone che si impegnano per il proprio territorio. Io ho portato alcuni esempi che ritengo particolarmente interessanti, come quello di Antonio, che è un ingegnere gestionale di Palermo, che si è dovuto spostare per motivi di studio prima a Torino, poi per motivi di lavoro a Milano, consulente in ambito data analytics, che adesso, a partire dalla pandemia, si è trasferito a Palermo, tornato nella sua città di origine, non immaginava assolutamente di poter svolgere il suo lavoro dalla sua città natale. Questo ci ha detto durante una delle nostre interviste. O ancora, per esempio, Claudia, una ragazza pugliese che lavora, fa south working, spostandosi tra Manfredonia e Roma. Claudia lavora per un operatore delle infrastrutture di rete. Non pensava anche lei di poter tornare con questa frequenza appunto a Manfredonia, ma invece sta sperimentando la possibilità di recuperare e di rinsaldare i rapporti col proprio territorio. Un aspetto che è particolarmente emotivo, direi, è quello che ci ha confidato Claudia, proprio del recupero delle sensazioni e delle atmosfere del proprio territorio, con gli odori, il calore, il mare, evidentemente, che non sono affatto aspetti da sottovalutare, dato che l'ambiente che ci circonda ci rende poi quelli che siamo. Inoltre anche Giuseppe, un ingegnere informatico calabrese, che prima lavorava per lo più a Milano. Adesso Giuseppe ha scelto di trasferirsi, di ritornare e spostarsi tra Cosenza e Torremezzo di Falconara Albanese, un'area interna, lavora perfettamente in smart working, fa le sue riunioni evidentemente anche in presenza, recandosi quando può e quando è d'accordo con la sua azienda a Milano, ma Giuseppe ci ha detto chiaramente che la produttività non è diminuita, è aumentata. Questa nuova opportunità del south working per lui gli ha permesso di rinsaldare nuovamente i legami con la propria famiglia, ma non soltanto, di riscoprire relazioni ormai perse con amici, conoscenti, di avviare nuovi progetti sul territorio, come sta facendo brillantemente. E per lui un aspetto che mi ha particolarmente colpito e che condivido pienamente è l'aspetto fondamentale per cui ci sono tanti professionisti, uomini e donne che si trovano al sud e che per l'impossibilità, per motivi personali o professionali, di spostarsi, rimangono fuori da un mercato del lavoro che ormai è assolutamente globale. Inoltre Giuseppe ha fatto un appunto che anche questo ritengo molto interessante, cioè la possibilità per questi lavoratori e lavoratrici di ritornare non soltanto nelle grandi città del sud dove desiderano lavorare, ma soprattutto di ripopolare i borghi italiani, che è un capitale immenso, perso purtroppo, per lo più. E infine vi racconto l'ultima storia, molto brevemente, quella di Marta e Giulia, milanese l'una, romana l'altra, scelgono di venire a Palermo prima dell'inizio della pandemia. Rimangono stregate completamente dalla nostra città, io sono originario di Palermo, come vi dicevo, e raccontano attraverso il loro profilo Instagram non soltanto Palermo, ma tutti i luoghi dove poi si recano. Probabilmente molti di voi anche le avranno viste perché ha veramente iniziato un fenomeno social particolarmente importante su Instagram. Ebbene, mi sembra evidente che il modo in cui stiamo ragionando oggi, in generale non soltanto con South Working, ma parlo del dibattito che è necessario e fondamentale che si deve creare in questo momento in Italia e nel resto del mondo, ci condizionerà significativamente su come lavoreremo tra 5-10 anni. In particolare credo che saranno proprio gli interventi sulle infrastrutture digitali di mobilità e sociali, quelle di cui vi ho parlato oggi, a modificare il modo in cui lavoreremo. E quindi, non potendo predire il futuro, mi auguro evidentemente che il futuro possa essere segnato da un lavoro dignitoso e sicuro, a che molte persone, più persone possibili, possano effettivamente scegliere dove lavorare e che si adottino dei modelli di organizzazione del territorio e delle imprese che siano sostenibili. Però il cambiamento non avviene da soli. Il cambiamento va portato,
con attenzione, andando lì fuori e conquistandolo. Grazie mille.